Salve ragazzi, carissimi amici di YouTube, oggi faremo il video con la nostra Philco W65A ristrutturata, come avete visto le foto su Facebook. Allora, qui abbiamo già messo nel lavaggio il detersivo e poi aggiungeremo nel prelavaggio la candeggina e faremo un bel 95 gradi. Ok, siamo pronti. Programma 1 e possiamo fare partire. Qui abbiamo acceso la spia. Allora. Ecco, prelavaggio, metti pure la candeggina. Metti, così. Perfetto. E adesso vediamo un attimo la nostra pollotta come si comporta. Questa è la fase di prelavaggio. Siamo sempre nella fase di prelavaggio con la candeggina. Ovviamente il prelavaggio lo fa a livello alto. Una volta si usava fare a livello alto il prelavaggio, non come oggi che appena appena si bagna la biancheria. Come sapete benissimo, insomma. Quando arriva al primo livello parte, inizia già dal consenso già al motore di girare apposta per far inibire la biancheria. Praticamente dopo il prelavaggio possono essere già lavati con una rotazione così intensiva. È un livello d'acqua alto. Thank you.
Andiamo a sentire il rumore dell'Holzer. Siamo nella fase di riscaldamento adesso. Si sente la resistenza che scalda l'acqua, si sente. Siamo sempre nella fase di prelavaggio. Ha finito il riscaldamento dell'acqua portandola a 40 gradi. Quindi, avendo fatto l'avanzamento, come potete notare, dove c'è il simbolino del sole è la fase di riscaldamento. Ha raggiunto la temperatura di 40 gradi, ha fatto l'avanzamento di uno scatto. E adesso sta facendo le rotazioni tensive e poi successivamente scarico acqua. Peccato che potevano fare anche una breve centrifuga anche a intermittenza di fine prelavaggio, come giustamente potevano fare anche di fine lavaggio. Però la concezione di una volta era questa. Il programma è l'1. Se non guardate qua non riesco a capire perché ci hanno fatto questo lavoro. Beh. Hanno messo questa vite. Comunque. Scarico acqua di fine prelavaggio.
Sentite il tipico rumore di queste vecchie FICO quando scaricavano. Siamo nella fase di lavaggio, come potete notare anche dalla schiuma. Prelavaggio con candeggina e lavaggio a 95 gradi. E questi erano proprio i 95, ragazzi, quando arriva non sarà. Ecco, ho fatto lo scatto e adesso inizia la fase di riscaldamento. Adesso, carissimi ragazzuoli, fino a che non raggiunge la temperatura di 95 gradi, la lavabiancheria effettuerà queste rotazioni brevi con lunghe pause. Ci rivedremo fra poco. Siamo sempre nella fase di lavaggio. E vi devo dire che la macchina è già arrivata, la lavabiancheria è già arrivata a 60 gradi. Aspettate, forse riusciamo a vedere meglio. Oh, vedete? Io dico, ragazzi, ma come si fa a trattare una macchina così? Questa è stata lasciata alle intemperie. Ho saputo questo, alle intemperie proprio è stata lasciata. Ecco perché si era così deteriorata. Era in condizioni, ragazzi, ve lo dico, per quanti... qualcuno di voi le ha trovate, ritirate, ristrutturate tutto, guardate che questa era messa veramente in condizioni pietose, molto pietose, e c'è stato un grosso lavoro per recuperarla, ragazzi, un grosso lavoro. Ma come ho scritto anche su Facebook, a livello di carrozzeria, perché veramente era disastrata a livello carrozzeria, lasciata proprio alle intemperie, fuori acqua e vento, gelo, tutto. Ovvio che si è molto deteriorata, scusate, ma a volte mi papino.
E veramente abbiamo fatto veramente il possibile per ristrutturarla al meglio. E poi ragazzi è rimasta solo la cinghia di essere che dovevamo sostituire perché la cinghia è un po' usurata. Quando va in centrifuga sentite che farà un rumorettino, un picchiettio. Quindi adesso stiamo provvedendo anche a sostituire la cinghia, però sentite comunque va. Poi verrà sostituita anche quella perché insomma la macchina deve tornare ad essere perfetta. Comunque ragazzi, non è che ve lo dico perché c'è stato veramente un grosso lavoro da fare. In 2 giorni abbiamo fatto, ci siamo dedicati veramente con tutto noi stessi per rimettere in piedi sta macchina. Perché comunque è sempre una Filco, ma le Filco quelle vere e queste meritano comunque se si può ristrutturare o comunque rimettere in piedi in qualsiasi modo si rimette. Allora, siamo sempre nella fase di lavaggio e vi devo dire, ragazzi, che siamo quasi a 95 gradi. Penso che siamo già sui 90 sicuramente. Non sono come le lavatrici di oggi, ecco, no, siamo arrivati proprio a 95 perché ha fatto lo scatto. Guardate, non so se si riesce a vedere, forse magari facciamo, ecco, vedete? La fumata non è quella del Papa, naturalmente. Guardate, ragazzi, questi sono i veri 95 gradi, non come le macchine di oggi che mettono 90-95 e poi arrivano massimo 85 o 82 gradi. Perché naturalmente con le vasche tra virgolette, dette in plastica, non possono raggiungere le alte temperature perché sennò si deformano. Quindi ci prendono, diciamo, le case produttrici ci prendono un po' per i fondelli, dicendo 90 gradi, però in realtà invece arrivano fino a 85, 85 o 82 gradi. Come anche quando impostati i 60, ragazzi, non fanno i 60 quelle elettroniche nuove. Ma fanno i 54 o 55 gradi. A parte 1000, teniamo sempre conto che 1000 è una cosa a sé. Ecco, adesso sto facendo le rotazioni intensive. Luce, grazie. Vedete come che adesso inizia proprio la fase, quella di lavaggio proprio. Prima c'è stata la fase di riscaldamento, quindi rotazioni brevi con lunghe pause per portare a temperatura. E adesso arriva la fase di lavaggio, come quando si mette nel mastello la biancheria in ammollo e poi la si sbatte sopra l'asse. E un po' l'effetto che fa questa macchina qua che facevano una volta, era questo il concetto. Volete vedere sopra? Vedete sopra? Ecco. Cosa vedete sopra?
se vedete. Scusate, ma c'è stato un attimo un blackout. Vedete, ha già fatto l'avanzamento, quindi adesso sta facendo, poi ci sarà il cool down. Ecco. Siamo nella fase di cool down, praticamente cosa fa la macchina? Sta scaricando l'acqua e caricando l'acqua contemporaneamente, quindi fa un raffreddamento. Fa un raffreddamento a... scusate, adesso questo momento non mi viene il termine. Acqua corrente. Fa un cool down ad acqua corrente. Scusate il rumore, ma è la, come vi ho detto prima, è la cinghia dietro che la sostituiremo adesso il più presto possibile. Adesso sta facendo lo scarico. Scusate ragazzi, ma adesso ho iniziato a filmare adesso, ma praticamente la lavabiancheria ha fatto il primo risciacquo che è arrivata a livello alto e ha fatto subito lo scatto e scaricato, quindi è durato proprio 3 minuti col carico dell'acqua. Quindi il primo risciacquo, diciamo che è un secondo raffreddamento della biancheria. Adesso sta scaricando l'acqua già del primo risciacquo, pensavo che durasse qualcosina di più, invece no. Sì, veniva calcolato come una seconda fase di raffreddamento, di cooling down. Secondo risciacquo, che diciamo possiamo farlo diventare primo risciacquo, perché quello che ha fatto prima è stato un secondo raffreddamento più che un risciacquo. Risciacquo effettivo inizia proprio dal secondo risciacquo in poi. Comunque, noi mettiamo secondo risciacquo. Thank you.
scarico acqua del secondo risciacquo. Sì, può essere perché il pozzetto con la pompa a immersione per togliere l'acqua, logicamente con le temperature alte si vede che si è dilatato un po' la guarnizione e è scappato fuori. Questa è la centrifuga intermedia del secondo risciacquo. Secondo risciacquo con luce. Scarico acqua del terzo risciacquo.
Quarto ed ultimo risciacquo con ammorbidente, naturalmente lo vedete. Fa ben tre scatti nell'ultimo risciacquo, quindi i primi due, a parte a portare a livello alto, ma soprattutto il terzo scatto la macchina fa le pause lunghe con brevi rotazioni come nella fase di riscaldamento. Anche questo era un sistema tipico della Filco. Carico acqua del quarto ed ultimo risciacquo con ammorbidente naturalmente, e poi abbiamo la centrifuga finale. Beh, no, ma sai cos'è che... Sì, erano molti litri d'acqua, c'era un livello molto alto, c'è chi faceva anche di più, all'epoca, però erano già dei ottimi livelli. Ecco, centrifuga finale, naturalmente velocità massima 600 giri.
bene. Azzeriamo, qui si è fermato. E con questo abbiamo finito il nostro video con la Philco W65A. Ciao a tutti, ai prossimi video.